Buongiorno, buongiorno. Oggi è mercoledì 16 dicembre, rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Cielo sereno su gran parte del territorio altoatesino, alcune notizie delle ultime ore. Incendio a Villa Bassa a fuoco, un sottotetto, intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, tutto questo nel corso della notte. E sempre nelle ultime ore intervento dei vigili del fuoco, questa volta a Santa Cristina per un incendio boschivo, anche in questo caso mobilitati i vigili del fuoco volontari della zona. Fortunatamente i danni sono limitati. Con l'aiuto di Massimo Moro andiamo a vedere le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige, Alperia, intesa sulla governance, colosso energetico, Marchi e Sparber al vertice, fusione tra azienda energetica e SEL, lunedì ci sarà la firma. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige, sciopero dei medici di base. Oggi la protesta è alla clinica Santa Maria, si prepara l'esodo. La cronaca in lingua tedesca con il quotidiano Dolomiten, identica apertura riguardo la riforma sanitaria, il ruolo decisivo dei vari comprensori. Ci si occupa anche del concorso manager dell'anno, un appuntamento ormai fisso per la fine dell'anno da parte del quotidiano in lingua tedesca Dolomiten, alcuni nomi noti e alcune novità. Sempre in casa Atesia con l'inserto a carattere economico del mercoledì, cioè il VQ, ci si occupa di tradizioni, ci si occupa anche di nuove tendenze per quanto riguarda il mondo dello sci. Passiamo al quotidiano Tageszeitung. Il tema di apertura è quello dei guadagni, in sostanza dei politici. Non solo si guarda con massima attenzione anche alle rendite, il ruolo decisivo di Pius Leitner, ma anche per quello che interessa, iniziativa per più democrazia o per democrazia diretta. Tutto è raccontato a pagina 4. Andiamo a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera. Renzi sulle banche, chi ha truffato pagherà. Il centrodestra vuole intanto sfiduciare il governo. Più soldati italiani in Iraq. In 450 difenderanno la diga di Mosul. Paura a Los Angeles, chiusura delle scuole. Poi tutto si è rivelato un falso allarme. Coalizione anti-ISIS di 34 paesi guidati dall'Arabia Saudita. Vertice intanto a livello internazionale per il dopo Assad in Siria. Col mistero dietro la scelta sui tassi degli Stati Uniti, tutto quello che interessa il mondo dell'economia con un possibile rialzo. E ancora torna il mito e la voglia dello sciopero. Dalla sanità ai trasporti milanesi, dall'ENI a Trenord, se la protesta diventa protagonismo dei diretti interessati. Il Sole 24 Ore. Borse europee in rally sull'attesa dei tassi degli Stati Uniti, Piazza Affari balza del 3,74%, in rialzo anche Wall Street. Torniamo allora alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il dettaglio della prima pagina del quotidiano Alto Adige. Oltre al tema della sanità, alle proteste che coinvolgono ancora una volta i medici di base, ci si occupa di edilizia sociale, emergenza case, decine di domande ad ora, ma l'IPES non costruisce, cresce il numero dei richiedenti. Prende posizione la CISL per voce del segretario Michele Buonerba, che evidenzia un paradosso: ci sarebbero oltre 500 alloggi sociali sfitti a livello provinciale, nonostante le numerose domande ancora da evadere. Operaio muore 3 giorni dopo la caduta, sappiamo una terribile conseguenza dopo l'incidente avvenuto a Trens. E ancora Esther Quici voleva scappare in Svizzera. Gli ultimi dettagli raccontati da Bertoldi a pagina 29. Vertenza Assad, gli autisti non mollano, passa la linea dura. Guerra dei cinema 2020, 6 sale per sfidare il colosso Cineplex. E poi in Valpusteria non Noleggio è meglio, gli sciatori si convertono, aumentano coloro che noleggiano l'attrezzatura per alcuni giorni o addirittura per l'intera stagione. Secco, secco e ancora secco, questo è il titolo per quanto riguarda un inverno fuori dal comune. Non piove da 40 giorni, gli inquinanti sono in crescita e c'è forte preoccupazione per la carenza di neve, soprattutto in quota. Andiamo allora all'interno delle notizie del quotidiano Alto Adige, proprio questa.
riguardo la siccità. Non piove da 40 giorni, crescono gli inquinanti. Il direttore del laboratorio chimico dice preoccupa l'aumento degli sforamenti per quanto riguarda biossido di azoto e benzopirene, sostanza cancerogena. Massima attenzione allora riguardo proprio la qualità dell'aria. Il multisala in via Galilei 20, 6 sale per sfidare il Cineplex. Avranno da 102 a 224 posti, 3 sono in 3D. Venerdì ingresso a invito e poi sabato apertura ufficiale con uno dei film più attesi dell'intera stagione. Sempre per la cronaca, le storie di Natale, nuovo appuntamento in avvicinamento alle festività. Ogni Natale una candela per il pilota morto giovane Norbert Holzner. Si schiantò col suo caccia sul Monte Tondo il 14 dicembre del 61. La storia da non perdere è raccontata da Luca Fregona a pagina 32. Sempre per la cronaca, lasciamo il quotidiano Alto Adige, andiamo a vedere il dettaglio del Corriere dell'Alto Adige. Ci si occupa, abbiamo visto, di energia. Sono stati resi noti i nomi della governance della nuova società che riuscirà a unire Azienda Energetica SL per la gestione del mercato energetico in provincia di Bolzano. Cassa integrazione provinciale, accordo firmato, artigiani assenti, il mondo del lavoro ancora una volta sotto la lente di ingrandimento. Un'azienda altoatesina, la Koch, cresce a livello europeo, premiati per la genuinità, dicono i vertici. Sicurezza, confini pattugliati, gli alpini schierati nei controlli antiterrorismo. Vette senza neve, in Valpusteria brucia il bosco, allarme siccità in provincia di Bolzano. Giovane meranese pestato, chiesto il patteggiamento, la vittima rimarrà invalida. Sappiamo tutto questo, tutte queste sono le conseguenze del brutale atto, di aggressione in pieno centro nella città del Passirio. Mercatino Amato, i turisti spendono, Marinelli dice, i visitatori cercano la qualità, anche i bolzanini si fanno vedere. Andiamo allora nel dettaglio di alcune notizie. La nuova società per la gestione del mercato energetico in provincia di Bolzano, sappiamo il nome è Alperia, varati i consigli, Sparber guida l'unità operativa, Marchi quella politica, tra virgolette, escluso Polognoli, entra Helmut Moroder, forte presenza dei meranesi. Il presidente della provincia, Compaccer, dice la scelta è stata unanime lunedì, intanto l'atto di fusione tra azienda energetica e SEL. Sempre per la cronaca, a cura del Corriere dell'Alto Adige, dalla prima pagina, terrorismo, alpini al Brennero, confini presidiati, pattuglie anche in Valpusteria, già svolti 25 posti di blocco. E ancora con la cronaca, mercatino natalizio, gli affari volano, i turisti tornano a spendere, il presidente Marinelli dice, ora anche i bolzanini si fanno vedere in piazza Walter. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, passiamo alla cronaca in lingua tedesca, a cura del quotidiano Dolomiten. Abbiamo visto, ci si occupa di riforma sanitaria in primo piano, i dettagli a pagina 15, quello che c'è da sapere, soprattutto anche i malumori da parte dei medici di base nei rapporti con la provincia. Andiamo a vedere quello che accade nel mondo dell'energia. Come detto, sono stati scelti i nomi della futura governance, i due nomi di spicco, Wolfgang Sparber e Mauro Marchi, per quanto riguarda la gestione di quella che sarà Alperia. I danni permanenti subiti dall'uomo dopo l'aggressione in pieno centro a Merano. E sempre per la cronaca, convegno ieri nel capoluogo altoatesino, a Palazzo Widmann, per ricordare la figura di Karl Erkert, il primo presidente della giunta provinciale di Bolzano, morto, causa un tragico malore proprio durante una seduta della giunta provinciale. In sostanza viene ricordato come colui che gettò le basi per il pacchetto, ma soprattutto non ha avuto i giusti onori negli anni passati. Ancora con la cronaca si parla del fondo di solidarietà Luce Verde a livello politico e il manager dell'anno. Il manager dell'anno, una serie di nomi noti, ma come detto poco fa in apertura della nostra rassegna stampa, non mancano alcune novità. Ci si occupa anche di quello che accade nel mondo sanitario, nel settore privato, con la situazione alla Clinica Santa Maria di Bolzano. È tutto con questa notizia anche per la cronaca in lingua tedesca. Come sempre, adesso noi ci fermiamo qualche istante, poi torniamo in studio per andare a vedere che tempo fa nelle prossime ore e nei prossimi giorni.
giorno non lo scorderò mai. Stavamo preparando una mortadella da maestri. Solo carne italiana, cottura nata nei forni di pietra e sapiente miscela di spezie. Goduriosa. Da quel giorno la mortadella Casa Modena si chiama la Goduriosa, perché più di una mortadella è il piacere di godersi la vita. La Goduriosa di Casa Modena, maestri nei salumi. Webcam che vi proponiamo questa mattina, andiamo a vedere quello che accade sulla conca che ospita la città di Bolzano alcuni minuti dopo le 6. Sempre una vista dall'alto per andare a vedere invece quello che accade in Valpusteria. L'immagine è stata scattata da Plan de Corones, le luci sono quelle della città di Brunico. Come nostra abitudine ci spostiamo all'imbocco della Val Venosta, siamo alle porte dell'abitato di Foresta. Io vi ricordo che grazie alla collaborazione con gli esperti meteo anche oggi possiamo dare un'occhiata alle immagini che arrivano dal satellite. Vedete la perturbazione che interessa in queste ore il nostro territorio, ma presto verrà lasciato spazio al cielo sereno, assenza totale di precipitazioni. La grafica adesso per capire cosa ci attende nel dettaglio nella giornata di oggi: alternanza di sole e nuvole lungo la cresta di confine, non dovrebbero mancare le tanto attese precipitazioni anche a carattere nevoso, però attenzione, già domani tornerà il cielo sereno, temperature minime, temperature massime in linea con la giornata di ieri, in calo i valori massimi. Bolzano e Merano non dovrebbero superare i 5 gradi nelle ore più calde. Io vi ricordo che gli aggiornamenti sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet, nella sezione riservata alla Mediateca Online. Come sempre vi ricordiamo alcuni appuntamenti da non perdere, sia per la giornata di oggi sia per i prossimi giorni. Prosegue la foresta natalizia a Foresta alle porte di Merano, Europa Cup ad Oberhergen proprio oggi, il 19 di dicembre Europa Cup che si sposta a San Vigilio, e lo stesso giorno, cioè il 19 di dicembre, la Coppa del Mondo di Snowboard Cross, l'appuntamento è a Cortina. Io vi ricordo uno degli appuntamenti da non dimenticare riguardo la programmazione di Video 33, e cioè la trasmissione sociale oggi a cura della ripartizione politiche sociali della provincia di Bolzano. L'appuntamento è come ogni mercoledì alle 18.50, si va in replica nella giornata di domani alle 13.15. Ci occupiamo di parcheggi interrati adattati alle persone con disabilità, una serie di interventi a livello provinciale per rendere agibili e fruibili meglio queste strutture anche alle persone che hanno difficoltà di movimento. Vi ripeto, oggi su Video 33 alle 18.50 con Sociale Oggi. Come sempre abbiamo tempo per dare una rapida occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, quotidiani a livello locale: Corriere dell'Alto Adige, Alperia, la nuova società di gestione del mercato elettrico, Intesa sulla governance, il quotidiano in lingua tedesca Dolomiten si occupa di riforma sanitaria con il ruolo fondamentale dei comprensori, e anche il concorso manager dell'anno 2015, il quotidiano Tageszeitung, il guadagno dei politici, le loro rendite, il ruolo fondamentale di iniziativa per più democrazia e il ruolo fondamentale anche di Pius Leitner. Oggi e mercoledì troviamo l'inserto a carattere economico nel quotidiano Dolomiten, ci si occupa di mondo invernale, quello che è accaduto nel passato, quello che accadrà nel futuro, le nuove tendenze. Chiudiamo con il quotidiano Alto Adige, sciopero dei medici di base, oggi la protesta alla clinica Santa Maria, si prepara l'esodo. È tutto, vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33 alle ore 13, e alle ore 19 vi attendono le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.
Ariete. Non può piovere per sempre e Giove porta luce nuova. La conferma che aspettavi da tempo è arrivata. Arriverai al lavoro e sentirai nell'aria odore di buone notizie. Toro, il dover stare lontano da casa per un po' forse ti aiuterà a non pensare ai problemi di intesa con il partner o alla tristezza dell'essere single. Gemelli, giornata lavorativa nella norma, calma con il partner, pungente con chi prova a contraddirti. Meglio averti come amico oggi che non il contrario. Cancro, come spesso accade ad un'iniziale e grintosa reazione, segue una sorta di resa agli eventi. Leone, ne hai di attività da programmare in vista delle prossime festività. Sono giorni di lavoro intenso. In serata avrai bisogno di tante coccole. Vergine, quasi non ci speravi più. Saturno ti porta il suo regalo in anticipo. Finalmente arriverà, non a caso, l'approvazione di un progetto. Bilancia, Venere ti vuole innamorato e più che mai attento al partner e alle sue esigenze. Oggi non c'è spazio per i dubbi e le incertezze. Scorpione, incomprensioni di prima mattina con il partner e ritardi sulla tabella di marcia lavorativa saranno motivo di nervosismo. Sagittario, al lavoro tutto nella norma con grande regolarità, in amore oggi sarai in vena di conquiste e corteggiamenti. Capricorno, Marte belligerante ti regalerà la giusta dose di nervosismo che normalmente ti porta a metterti sulle difensive e ad essere facilmente irritabile. Acquario, al di là di qualsiasi impegno lavorativo, al centro dei tuoi pensieri ci saranno gli affetti. Pesci, sei un sognatore, un romantico, un passionale e questo martedì sarà l'esaltazione di tutto questo. Sarà una giornata pazzesca.